Care amiche, bentrovate. Oggi voglio mostrarvi la lavorazione del mio ultimo scaldacollo, la cui descrizione potete trovare sul mio blog, lo spazio di Lilla. Lo scaldacollo che ho lavorato è all'uncinetto. L'ho fatto molto alto in modo da utilizzarlo anche come cappuccio. Come potete vedere, la lavorazione vista in verticale somiglia molto a una lavorazione ferri. Invece è un punto lavorato all'uncinetto. Ora vi farò vedere come realizzarlo in un modo veramente facile. Allora, montiamo alcune catenelle. Io sto utilizzando in questo caso un uncinetto 6 con un filato abbastanza spesso. Ecco qua, credo sia sufficiente. Chiudiamo in tondo, facendo attenzione a non girare il verso della catenella. Ecco qua, con la nostra maglia bassissima. Uniamo l'inizio e la fine della catenella. Iniziamo a lavorare facendo una catenella per l'inizio e lavoriamo tutti i punti a mezza maglia alta. Alla fine del giro uniamo le due parti con la nostra maglia bassissima. A questo punto dobbiamo iniziare a lavorare con la nostra mezza maglia alta presa nella terza asola. Ora vi spiego qual è questa terza asola. Noi abbiamo la maglia alta che in testa ha questo punto. In pratica abbiamo l'asola anteriore, quella posteriore, poi voltando verso il rovescio troviamo la terza asola che è questa. E si vede benissimo quando lavorerete il vostro filato, qualunque dimensione esso possa avere. Praticamente girando verso il retro trovate la terza asoletta che in questo caso è indispensabile per realizzare la nostra lavorazione. Quindi lavoriamo la nostra prima mezza maglia alta prendendo la soletta posteriore. Ecco qua. Si vede subito che la parte superiore del punto sottostante si rivolge all'esterno.
facciamo l'altro punto, prendiamo la terza asola sul retro e lavoriamo la nostra mezza maglia alta. Continuiamo così fino alla fine del nostro giro. Vedete, una volta iniziata la prima, la seconda, poi va da sé perché si sposta la parte superiore, la testa della mezza maglia alta sottostante, e quindi andiamo facilmente a prendere la soletta posteriore. Ecco qua, facciamo ancora alcuni punti insieme. Vedete già, il nostro punto si sta formando, la nostra lavorazione dietro, appena dietro, e continuiamo a lavorare in questo modo. Fino al termine del giro. Allora, ho lavorato diversi giri. Ecco la soletta, vediamo. Chiudiamo con la maglia bassissima. Ho lavorato diversi giri in modo da potervi mostrare l'effetto della lavorazione. Ecco qua, abbiamo queste maglie a rilievo che sono simili alla maglia dritta ai ferri alternata con la maglia a rovescio, quindi sembra quasi un motivo a coste. Questo punto è adatto per moltissime lavorazioni decorative. Io, ad esempio, l'ho utilizzato una volta scopertolo nella realizzazione di questo cappellino crochet tipo cloche. In pratica ho aggiunto questa fascia lavorato con questo punto a rilievo. Poi sarete voi a stabilire come utilizzarlo e in quale lavorazione. Una volta imparato, farà parte del vostro bagaglio di punti all'uncinetto. Anche per questa volta è tutto. Se avete qualche domanda potete lasciarla nei commenti e vi auguro un buon lavoro. Ciao a tutti da Lilla.